Perciò l'unica bella cosa, guarda come ci ne sta, no? Ma adesso che faccio? Perché scendo giù, eh? Perché l'aria si sta di nulla, poi succede di tutti, quindi ritorno dove ho lasciato la mia bici. Questa zona la conosco millimetro per millimetro, dal momento che ci ho lavorato con la lampada, ogni singolo millimetro conosco. Queste sono tutte ceppaie che noi abbiamo decespugliato, tolti gli alberi malati, quindi si sono evitati incendi e la crescita prosperosa in altezza di questi alberi. Questi 34 anni fa erano piccoli, gli anni sono passati, ma la parte dove gli alberi sono cresciuti più prosperosi e in salute, qui sotto, perché il terreno è più umido, raggiungo un'altezza anche di 40 metri. Qui la maggior parte è carpine nero e più sopra c'è la quercia. Allora qui vediamo che c'è movimento terra. Qua i cinghiali, c'è l'invasione dei cinghiali per tutta l'Italia. Altrettanto il territorio, il comune dei Marci, è invaso da cinghiali. Qui dovrebbero fare la selezione perché c'è un eccesso, eh. Questi quando scendono giù fanno il ringe con l'agricoltura. Allora, camminando, camminando, questo è il sentiero che si immette e riconduce quindi in questo sentiero principale che costeggia la selva dei Frati, dell'ex compendio Frati Cuccini del comune di Lupo dei Marci. Benissimo. Il percorso è agevolato anche dal mese invernale perché tutto questo prascame qui, se si viene d'estate, praticamente, e specialmente quando è caldo, è pieno di insetti, mosche, via di seguito. Però così va bene, è fresco, non si suda, il percorso è più transitabile, più celere e quindi si osserva meno l'area circostante e il bosco. Anche se il bosco è più bello con la sua crescita a partire dal mese di maggio, vabbè, questo è che lo chiamano animale,